Siamo alla presentazione del libro Santa Maria in Montesanto, Chiesa degli Artisti di Roma, la cui autrice è Stefania Severi. Allora, Monsignor Fresina, maestro della Cappella della Basilica di San Giovanni in Laterano. Dunque, la peculiarità della Basilica di Santa Maria in Montesanto è la sua attività artistica, in particolare la musica, che è l'aspetto che la riguarda direttamente. Allora, che cosa ha rappresentato dal punto di vista ecumenico questa scelta pastorale nel periodo in cui lei è stato rettore in questa basilica? Io sono stato rettore per 18 anni in questa basilica, succedendo a Francia. Devo dire che già Monsignor Francia aveva dato un'impostazione ben precisa a questa attività che si svolgeva in questo luogo, proprio aprendola agli artisti in maniera molto nuova, molto moderna. Quello che mi ha sempre colpito è l'intuizione di Francia di dare un luogo agli artisti, qualunque essi siano, da dovunque essi venissero, da qualunque ispirazione, anche confessioni diverse. Abbiamo avuto mostre con opere di artisti ortodossi e anche non cattolici, ed è stato interessante l'approccio che tutti hanno potuto offrire in maniera diversificata al mistero cristiano. Il professor Francesco Sisinni, che attualmente dirige il Master degli Studi Storico-Artistici per la LUMSA. Allora, nella sua esperienza di ex funzionario del Ministero per i Beni Culturali, un parere sul valore che rappresenta la storia della Basilica nel tessuto urbano di questa zona, che culmina nella spaziosa Piazza del Popolo. Ovviamente fondamentale, perché da una sistemazione quasi naturale tra giardini, tra orti e conventi, a un certo punto dal 1650, quindi siamo con Innocenzo X, Papa Panfili, inizia questa elaborazione del tessuto urbano che poi sarà curato in modo particolare. Qui bisogna ricordare prima già Leone X, poi bisogna ovviamente andare al grande Sisto V, Papa urbanista, ecco, ma l'aver immaginato queste chiese gemelle come caposaldi di quello che poi sarà il Tridente. Storico e critico dell'arte, già autrice di libri e romanzi storici. Allora, una domanda per lei: quali sono state le difficoltà ad affrontare e quindi a scegliere tra una mole di notizie che copre questi 4 secoli di storia della Basilica? I materiali su questa basilica evidentemente sono molti, però io volevo fare una guida che fosse anche abbastanza veloce e svelta, per cui io ho selezionato da un lato le notizie specifiche, storiche e artistiche, dall'altro però ho voluto anche aggiungere delle note agiografiche, cioè spiegare i contenuti delle opere sacre, perché mi sono accorta che molti visitatori rimangono sconcertati di fronte a dei soggetti di cui non riescono a interpretare esattamente i contenuti. È per esempio il caso della cappella di Santa Maria Maddalena dei Pazzi, che è raffigurata con Sant'Agostino. E allora ovviamente viene da pensare, ma come può stare una santa così con un Sant'Agostino, che sono di due epoche completamente diverse? Questo si può solo comprendere conoscendo la storia della santa, quindi con un'attenzione alle sue visioni, e questa spinta mi ha invogliata appunto a fare delle piccole annotazioni anche di carattere agiografico che normalmente mancano nelle normali guide. Senti, qual è stata la parte che invece, la parte del libro che emotivamente, diciamo, hai sentito più vicino a te nello scrivere? Sicuramente tutta la parte che riguarda l'arte del 1900, perché questa, come Chiesa degli Artisti, dal 1953 ha assunto questo ruolo
e molti artisti hanno dato la loro opera, prima di tutti nella magnifica Via Crucis, poi anche nell'altare maggiore, nella pala della cappella del Purgatorio. Quindi queste presenze del Novecento, alcuni degli artisti, tra l'altro io li ho conosciuti personalmente, come Emilio Greco, come Guelfo, e quindi per me è stato importante valorizzare la loro opera. Monsignor Victor Hugo Conte Marquez, attuale rettore della Basilica di Santa Maria in Montesanto. Intanto è per me una gioia enorme poter partecipare a questo evento perché, come sapete, da poco tempo io sono rettore della Chiesa e mi trovo con grandi opere, in questo caso un'opera letteraria, un'opera che parla non solo della storicità della Chiesa, ma soprattutto di tutto lo splendore che la Chiesa ha avuto nel periodo nel quale poi, per volontà del Santo Padre, questa Chiesa fu offerta agli artisti per il loro incontro, per il loro culto, per le loro liturgie. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa è anche un'occasione per me per conoscere meglio la Chiesa, la dottoressa Severi. In questo lei è sicuramente validissimo strumento, una grande collaboratrice per le mostre e ora anche per questa pubblicazione.